però davvero credo può diventare un esempio sia per donne straniere già presenti in Italia, sia per le donne italiane, perché se una donna si è riuscita a superare vari ostacoli essendo già donna e essendo straniera, significa che la nostra risorsa è infinita, basta crederci in se stessi. Per me significa sentirsi unita a altre 10 sorelle scelte dall'autrice Roberta Gisotti e far capire che l'unione tra la forza femminile e la delicatezza di una donna può diventare davvero quel collante in una società che va a pezzi. C'è la democrazia, fa la democrazia. La genesi è un po' particolare, forse questo libro è un segno dei tempi, in quanto vivevo un momento di insoddisfazione professionale e come sempre nei momenti di crisi, se si sanno accettare e riconoscere come tali, possono trasformarsi in un momento di rilancio e di creatività. Così ho deciso di dedicarmi alla scrittura di un libro e allora ho scelto di indagare fra persone straniere, come le ho scelte. Anche lì c'è stata una casualità, ho fatto una ricerca su internet, ne ho selezionate oltre 30, l'editore mi ha chiesto naturalmente per non scrivere l'enciclopedia Treccani di limitarmi, ne ho scelte 10. Il progetto qual era? Di far emergere uno spaccato che è già in essere nella nostra società e rilevare che queste donne straniere o nuove italiane che vivono accanto a noi, che vivono vicino a noi, sono in realtà una parte rilevante del capitale umano del nostro paese e anche un patrimonio da valorizzare proprio per la loro unicità di vita, che contiene due identità: quella di provenienza, dove sono nate e dove sono nati i loro genitori, e quella che hanno pian piano acquisito nel paese dove hanno deciso di spendere la loro vita. Cosa l'ha colpita maggiormente della storia di Tatiana? Ecco, di Tatiana mi ha colpito questa signora italiana che si era dedicata a studiare, a rilanciare e anche un po' a vincere le ritrosie degli stessi beneventani, a valorizzare il canto beneventano. E allora ho detto, ma certo è una storia veramente curiosa da raccontare. Doveva venire una signora ucraina per scoprire, perché lei quando è arrivata qui non lo conosceva questo canto beneventano, però di innamorarsi di questa forma di arte e di rendere un grande servizio al nostro paese. Queste sono certo storie meritevoli da raccontare, non sono storie di successo, sono storie che trasudono anche sofferenza, difficoltà.